Amici niter, amiche niter, buongiorno, siamo a Genova, un ritorno che attendevo da tantissimo tempo. Sono qui alla Fonte della Lana, a Genova ovviamente, e adesso vi faccio vedere che belle cose che ci sono, anche se il workshop su questa cosa che adesso non vedete ma che vedrete dopo, lo faremo da un'altra parte. Siamo già al lavoro, stiamo lavorando come matte, ho già mal di gola, loro sono veramente tantissime, e però adesso sono silenziosa perché sono terrorizzate, perché è la prima volta o quasi che mi vedono, ma adesso secondo me subito prenderanno confidenza e mi distruggeranno, infatti ho un po' paura. Fast for position, filled like my hierarchy. Bad fate, dusty indoctrination. Lies on native language, we fill our heads through the annihilation. Repeating all atrocities, yeah. Can't stand them, still tyrannies. These sickly politicians. There once was a time when we rise in opposition. But the brainwashing, the conditioning, repeating all they hope will change. No more ends up the same again. When the music hit me, melody can move me. Ho fatto una scoperta sconvolgente, che a Genova i biscotti che noi a Trieste chiamiamo legaccio si chiamano lagaccio, e sono stata molto rimproverata da tutte. Il punto lagaccio lo chiamano il punto legaccio. Mi dicono dalla regia che il punto legaccio a Genova lo chiamano punto lagaccio. Qua si trovano, come dire, la maglia autoctona di Genova è diversa, dovete capire, dal resto d'Italia. È un po' come Trieste, sono un po' fuori, quindi fanno delle cose diverse rispetto al resto, quindi bisogna adattarsi. Ma intanto hanno lavorato come matte, andiamo a curiosare a che punto sono arrivate. Abbassi, mi alzo io. È quasi ora. Sono brave, si applicano, alcune sono velocissime, adesso inquadriamo velocemente. Bellissime. Ha già quasi finito il collo. È una roba. È la seconda volta che lavori circolari, incredibile. Però se adesso noi giriamo piano pianino, vediamo cosa stiamo andando per fare. Si poteva andare la pappa? La pappa! Ecco, quella lì è quella che non ha mai lavorato ai circolari. Adesso noi batteremo tutte e arriveremo. Abbiamo speso
po', non possiamo dire così, poi nessuno viene ai miei workshop, non picchio nessuno, non vi preoccupate. Eccomi qua, sono vicina e pian pianino qualcosa adesso sparirà. Allora, confesserò che Genova, queste donne qua alle mie spalle, sono le donne che lavorano nel modo più diverso, fanno degli errori che le altre non fanno. Sarà l'aria di mare, saranno i biscotti Legaccio, sarà il pesto, saranno le trofie che non mi hanno portato, oserei dire, quindi qua fioccheranno dei voti negativi. Ma adesso è giunta l'ora della rubrica più amata dalla designer, le cose che fanno felice la designer. Ed ora scopriremo, ho delle aspettative altissime, c'è gente che ha fatto le 3 di mattina e qua voglio vedere i risultati. Allora, ti stai giustificando, certo, perché non hai portato nulla, però hai cominciato un lavoro, sei già avanti. Certo. Allora, oggi deciderò di essere buona e partirò dal 5. Ma dai, vai, che la prossima volta quasi arrivo a 45 la prossima volta. Sì, beh, prima te lo devi meritare però. Bene, allora diciamo, passiamo avanti. Guarda, già il progetto, tutte e due, quei due lì, quello. Passiamo avanti. Il mio primo lavoro a ferri circolari, ma è lavorato. Niente, guarda, l'aria di mare mi rende più magnanima, quindi 5 anche per te, però non di più. Non di più. Un sorriso, e anche quello il tuo primo mio progetto? Siamo tutte le ospite qua, ragazza. Allora. Adesso ti faccio arrabbiare. Però, a un certo punto. No, allora. Perché io sono nel gruppo di maglia di Annalisa, quindi è fantastico. Facendo tutte le sue cose di Annalisa non hai tempo per gli altri, però te ne ho comprato di diversi, di butter ne ho diverso, i tuoi libri, ok, e mi piacciono tantissime le cose, però devo trovare uno spazio anche per te. Stai allisciando la designer, questo però si non chiama, non ho mai fatto niente, allisciando, mi piacciono un sacco molto, ma questo mi fa molto felice, però questo non ti salverà da un 5. Lo so, vorrei dire questo, ma devi prendere lezioni private da Annalisa, quindi le devi dire, guarda Annalisa, ho preso 5. D'accordo, glielo dico. Va bene, dopo Annalisa se la prenderà con me, pazienza. Va bene, le dico, va bene. Preso 5 perché e invece però, basta, adesso mi sposto. Okay. Sì, allora, inutile cercare di rabbonire la design. Vabbè, ma fa parte del tavolo. Cioè, ma che meraviglia. Allora, questo è Tululu. Bellissimo, Tululu. E già siamo 7. Più questo. Più quello, 10. Sei contenta? Contentissima. Molto bene, passiamo oltre. Uguale, la prima volta. Quindi questo è il primo lavoro. Cioè, le mie alte aspettative stanno miseramente cadendo. Ma per la prossima volta è tavolo unico. Vabbè, prossima volta però, vabbè, tutto 5, tutto 5 però. Ma la prossima volta? Va bene. Però allora hai un tavolo di minimo tutti 10. Molto bene, e nemmeno un vasetto di pesto, vorrei dire. No. Allora, su questo tavolo io ripongo alte aspettative, sappiatelo. Sappiatelo. Oh, abbiamo uno shashlik, per come stanno andando le cose, questo shashlik è 8. Di solito avrei dato un 6, ma adesso è 8. È 8, basta, non hai altro. No, a casa ho i due libri scontrosa, grazie. Ma questo no, bisognava portare le prove, tutto quanto. Sì. Andiamo avanti. Il silenzio mi rispose. Allora, tirate fuori tutto questo. No, no, aspetta, arrivo dopo. Io niente, modello Rita. Modello Rita, no, non vale la concorrenza. Io non so, però è una concorrenza sana. Niente, 5 tutte e due, mi dispiace, niente. No, ma guarda, questo qua, hanno cercato di spacciarmela diversi e non ce l'hanno mai fatta. 5, basta. Dover portare i denti da casa perché tu non guardi i miei video, non la segui, non mi segui. C'è gente invece che ha studiato e quindi però qualcuno in questo tavolo si salva ancora, grazie al cielo, si salva. Abbiamo un orme sulla sabbia, non fa niente, però ho finito ieri sera le molto ho bene. Un codine nascoste per non prendere l'insufficienza. Dica, cioè, guarda, per come stanno andando le cose potevi portarmelo pure. Tutti i nuovi progetti che ho intenzione di fare. Molto bene. Ti do 10, va bene. 10. E invece. Allora, a Genova. A
abbiamo un Berlino, una variante di Berlino. Berlino, bellissimo, ed è da un libro, diciamolo. Sì. È da un libro, quindi vale di più 9. Sei contenta? Come poi? Libri. Bene, 3 li vedo ancora uno. 6 a 12, va bene? E poi 14. Grazie. Molto bene, molto bene. E dai, tira su qualcuno. C'è qualcuno che qui si vuole riscattare. Ha preso un libro. No, quindi hai 7. Sei contenta? Sì. Molto bene. Molto bene. Non un punto, 2 punti in più. Questo è il tavolo delle bocciate. Le filmiamo. Una è anche fuggita dalla vergogna. Qua c'è poco da ridere. Sono adesso vado in un angolo e piango. Siete contente? Cosa? Un fazzoletto? Iniziato a gennaio, questa è la tua scusa. E lei prende 8 perché ha iniziato a gennaio, ma ha iniziato con il tuo lavoro. Quale sarebbe il mio questo? Dalle mie parti questa cosa si dice essere paraculo. Donne, ultimo baluardo del riscatto. Ma cominciamo bene, vedo che qui abbiamo un libro. E quindi già qua siamo 7. Sei contenta? Anche 8, ma non c'è. Anche 8, uno ce ne hai, quindi. Guarda quanti libri. Ah, tutti i tuoi? In società? Ah, in società. Allora, se sono in società vi do un 6 a testa. No, 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 no. Ah, sono tutti tuoi. E tu che cosa? Non ce l'avevi. Eh no, io li ho finiti. Ma e tu non hai portato niente? Mando a prendere. No, niente. Allora 5. Allora, invece qui ci sono 3 libri, quindi 9. 9, grazie. Va bene. Andiamo avanti. 10. Solo per l'impegno. Solo per l'impegno. Che un corso faticosissimo questo. Faticosissimo. Imparare a cambiare una lavorazione. Faticosissimo. Molto bene. Allora guarda, ti do 5 e 6 per incoraggiamento. Vabbè, stavi tirando fuori roba di altri. Guarda che ti do 4 se tiri fuori roba di altri. Attenzione, spostiamoci. Niente. Lui, boh, va bene, un 7 lo prendi. Va bene, chi ha preso il libro prende 7. Qua nemmeno dirlo. Più libri. Tanti libri, però no, non ce li avevo. Va bene, insomma, sono un po'. Adesso cambio tavolo, però prima piango. Allora io qui non dirò niente e passo avanti così tristemente, così. Così. Però qui abbiamo un pilloro, io lo so. Eh? Abbiamo un pilloro. E faccelo vedere il pilloro. Ma bello il pilloro, bello. Ascolta, per come sono andate le cose ti do 10. Ti do 10. Sì, perché qua i voti sono andati malissimo, quindi chi prende bene prende ancora meglio. Insomma, avevo delle aspettative probabilmente troppo alte. E sono 4 anni che manco da qui e non sono pronte ad affrontare la rubrica e quindi ho dovuto dare un sacco di voti cattivi, però sono sicura che la prossima volta sarà riscattata la cosa. Sono fiduciosa. Nel frattempo qualcuno mi ha rabbonito e mi ha regalato i canestrelli, per cui il voto si è ulteriormente alzato, vorrei dirvelo. Il workshop è quasi finito, io sono veramente devastata da questa giornata, dall'anarchia che regna, qua qualcuno sta fuggendo. Intanto andiamo a curiosare a che punto sono arrivate, hanno lavorato veramente, veramente tanto.
finito il workshop. Io ho terminato Forze Provviste, Lagacci, Pesto, tutto quello che c'era da terminare. Loro sono state bravissime, hanno lavorato tantissimo e noi quindi da Genova vi salutiamo al prossimo workshop. Ciao! Ciao!